Ciao, sono Elvis. Oggi facciamo un video un po' birichino, lo chiamiamo così, in controtendenza sull'atmosfera natalizia che ci vorrebbe tutti più buoni. Questo sarà un video in cui io parlo delle attrici cinesi, in questo caso, che proprio. Ci sono due categorie, come le ho soprannominate. Ci sarà la categoria Richard Gere, ovvero le attrici monoespressione, o anzi biespressione, perché fanno o la faccia triste o la faccia felice, che differiscono minimalmente, però differiscono. Richard Gere, al contrario, c'è proprio solo un'espressione, non cambia proprio niente, anche se ride. Vabbè, questo è un altro discorso. E poi c'è la categoria Nicolas Cage, ovvero quella persona che, pur avendo un'espressione sola, in qualche modo porta a casa il risultato. E tra l'altro, Nicolas Cage ha anche vinto un Oscar, cosa che io assolutamente non riesco a spiegarmi, ma questo di nuovo è un altro discorso. Allora, siccome io sono assolutamente incapace di pronunciare i loro nomi, vi metterò le foto e poi vi spiegherò il problema personale che io ho con queste attrici. La categoria Richard Gere, come si può evincere dalla mia microscopica spiegazione, include queste tre attrici, sono tre in questo caso. Che io ho visto ispezioni di vari drammi e da cui proprio emotivamente non ho ricevuto nulla. Premessa disclaimer, è una mia opinione, cioè se a voi piacciono queste attrici, cioè guardatele, non sarò certo io a impedirvelo. Allora, la prima attrice che secondo me, no, non è una classifica di merito. Però ha veramente la capacità di avere la stessa faccia, sia che sia il massimo della gioia, sia che il personaggio che interpreta sia il massimo della gioia, sia che il personaggio che interpreta sia proprio nella disperazione più nera, ed è questa. L'ho vista in tre drammi diversi: uno, You Are My Destiny, che è moderno, e l'altro, gli altri due, che sono praticamente la stessa, la versione in costume dello stesso dramma, fondamentalmente, tipo stagione 1 e 2, di cui avevo parlato già nei drammi proprio bruttissimi, di cui non mi ricordo il nome perché, essendo un dramma brutto, ma chi se ne frega di ricordarsi il titolo. Allora, questa attrice purtroppo, secondo me, ha proprio un'incapacità, o perlomeno, secondo la mia percezione, ha proprio un'incapacità intrinseca di veicolare qualsivoglia emozione. Ha proprio un'espressione monotona. Diciamo, nel suo bagaglio attoriale, proprio due o tre movenze, perché veramente c'è un'incapacità di muovere i muscoli facciali che, nonostante la giovane età, cioè, mi fa pensare che probabilmente sia piena di plastica. Non è il caso, ovviamente, questa è proprio una mia provocazione gratuita, però ogni volta che l'ho vista sullo schermo ho proprio sentito il vuoto cosmico. Non erano dei drammi particolarmente accattivanti, per carità, però c'è un minimo di empatia, c'è la capacità di suscitare un minimo di empatia nello spettatore riguardo alle vicissitudini del personaggio che tu interpreti, cioè mi sembrerebbe veramente il minimo sindacale, impossibile, cioè zero. La seconda è questa che io ho visto in Cute Programmer e ho visto in un altro dramma, sempre in costume, di cui ho ugualmente dimenticato il nome, e anche qua questa perenne espressione da bimba sperduta che non riesce a rendere le nuance delle emozioni che il personaggio attraversa, cioè veramente un dubbio, proprio un enigma. Come
un'attrice, cioè una persona che di mestiere fa l'attrice, riesca ad essere così totalmente inespressiva. Io, cioè, basita. La terza, invece, non voglio proprio, non voglio calcare la mano, anche perché, insomma, cioè, già gli ha dato praticamente delle inespressive a queste due, quindi non è che stia proprio andandoci giù leggera, però è proprio la mia percezione dopo aver visto non uno, cioè, non un drama intero, ma no, neanche una puntata sola che dici no, c'è cioè, poco materiale per valutare. Le ho viste in circostanze diverse e in ogni circostanza ho rilevato proprio del piattume, piattume totale. La terza è questa attrice che ho visto in... Ah, lei l'ho vista in diversi drammi. L'ho vista in The Blooms at Rui, si chiama Pavilion. L'ho vista in Novoland, quello col tizio con gli occhi photoshoppati che faceva la cattiva. Lei ha due espressioni tipo stereotipate. Anche qua due espressioni stereotipate, però che non riescono nell'intento di esprimere appunto la nuance di emozioni che il personaggio attraversa a seconda delle circostanze in cui si trova. E lo dico tenendo presente sia l'interpretazione da protagonista, quindi personaggio idealmente positivo, che la sua interpretazione da antagonista, quindi personaggio assolutamente negativo, perché appunto ho avuto modo di vederla da una parte e dall'altra. Soprattutto per quest'ultima, non so per le altre perché sono meno informata, per quest'ultima, ad esempio, mi è capitato di vederla in queste manifestazioni che fanno in Cina, che sono delle grandi esibizioni in cui appunto personaggi famosi, nella fattispecie attori, cantanti, si cimentano in performance di vario genere. Può essere tipo il gioco, quello tipo demenziale, tipo giochi senza frontiere ma demenziali, in cui devono fare prove. Tipo sorpassare un percorso ostacoli in cui vengono buttati nell'acqua con grande ilarità del pubblico spettatore, perché di solito cioè, vedo gli stralci di questo tipo di trasmissioni, ne vedo qualcosa tipo su Banzai TV o cose del genere. L'ho vista anche appunto esibirsi invece installazioni diciamo un pochino più strutturate, un pochino più ma mi viene da dire pretenziose, ma non è il termine giusto, in cui ad esempio c'è la rappresentazione tipo di una corte con delle ancelle che suonano strumenti musicali antichi e appunto la parte delle ancelle è svolta da queste attrici super famose che ovviamente non sanno suonare questi strumenti musicali antichi, ma fanno tipo un'esibizione in playback a puro beneficio del pubblico e della loro fan base. Io ho visto l'ultima, solo quest'ultima di cui vi ho parlato, fare una cosa del genere e una che poi rientrerà nella categoria Nicolas Cage, che veniamo più tardi. Però ecco, seguendo anche altri drammi, altri canali stranieri che parlano tipo di queste attrici probabilmente molto acerbe, ma che per qualche motivo o perché hanno anche una carriera tipo nel mondo musicale che le ha permesso loro di guadagnare un ampio consenso di pubblico, si cimentano con risultati tecnicamente meno ragguardevoli anche nella realizzazione di drama, perché piazzando il loro nome la produzione sa che comunque si attirerà tutta l'attenzione della fan base nutrita che questi personaggi appunto si portano dietro. Fan base che purtroppo c'è, cioè, lo so, è un discorso un po' generalizzante, quindi che non sempre
calzante, ma nella maggior parte dei casi è poco interessata al fatto che il proprio beniamino, la propria beniamina, cioè non sappia svolgere il compito di attore in maniera adeguata. O vuoi perché mancano di una preparazione, vuoi perché ci sono dei limiti personali come tutti gli esseri umani hanno, però di fatto c'è, cioè, agli occhi di uno spettatore che è all'esterno della fanbase, quindi non è influenzato appunto dall'amore verso la celebrity, restano un po', cioè, sono delle performance oggettivamente insoddisfacenti, soggettivamente sicuramente, per me anche oggettivamente, sono sincera, perché mancano proprio di nuance. Cioè io penso, allora esistono, ci sono attori che possono piacere o non piacere, ok? Esistono però anche attori che magari non ti piacciono, ma di cui riconosci comunque una certa capacità, per quanto magari in un range limitato di generi, riconosci, ecco, loro una certa capacità di portare a casa il risultato. Qua invece quello che mi arriva da queste tre attrici ogni volta che le vedo sullo schermo è proprio il vuoto, il piattume totale. E sembra quasi, non dico la recita dell'asilo, però poco distante, perché appunto c'è un gap emotivo tra quello che tu dovresti farmi passare e quello che effettivamente mi arriva. E potrebbe anche essere un mio limite, certo, però quando ti vedo in una, due, tre produzioni e ogni volta da te ho questa stessa risposta, due domande me le faccio, ma non infieriamo. Nella seconda categoria, Nicolas Cage, ovvero quegli attori che, pur avendo sempre la stessa faccia, metto queste altre due attrici, una delle quali ha un seguito veramente incredibile in Cina, ed è lei. Lei che io ho visto in Oh My Emperor 1 e 2, e l'ho vista in diversi altri drammi, non completi, ma in spezzoni vari, diciamo, in un numero consistente di spezzoni dello stesso dramma, che mi ha dato comunque l'impressione di averlo visto per intero, questo dramma. Ecco, lei, secondo me lei non è malvagia, dico la verità, perché come Nicolas Cage, pur avendo un range limitato di espressioni, molte volte riesce a portare a casa il risultato. Tuttavia, l'impressione che ho quando guardo lei è che lei interpreti sempre lo stesso personaggio e che cambi la situazione, il contesto, le circostanze che la circondano, che le stanno intorno. E non importa che il dramma sia moderno, in costume o nella fantascienza, lei interpreterà sempre, per come la percepisco io, se stessa, interpreta sempre il ruolo di questa ragazzetta che è un po' peperina, sveglia ma non troppo, perché comunque poi arriva l'intelligente di turno che riesce sempre un po' a metterla nel sacco, però siccome lei è buona, alla fine con la forza del cuore riesce a risolvere le cose. E c'è appunto, c'è questa ripetitività anche nel tipo di ruoli che interpreta, che sinceramente non mi incuriosisce ogni volta che la vedo nell'elenco dei personaggi principali, sono sincera, pur preferendola alle tre della categoria Richard Gere, cioè proprio quelle della categoria Richard Gere, quando io vedo che compaiono, cioè schippo il dramma a pie pari, cioè salvo proprio congiunzioni cosmiche di trama super splendida e altri attori che ho già valutato in maniera positiva, cosa che non è ancora successa, by the way. E lei invece, pur sapendo che andrò a vedere una performance comunque che sa un po' più di cosplay che di prova attoriale, mi fa comunque mi
porta sempre comunque a darle il beneficio del dubbio, perché, come dicevo sopra, come dicevo prima, tante volte, pur in questo suo range estremamente limitato, in questa sua ripetitività di ruoli, tante volte la sufficienza se la porta a casa e quindi l'abbiamo promossa alla categoria Nicolas Cage. L'altra attrice che pure secondo me ha un range, comunque piuttosto circoscritto e anche lei, seppur meno della precedente, rischia sempre un po' di recitare la stessa parte, è lei che io ho visto in Beowulf of Love, che vi ricordate, ho abbandonato prima della fine perché ne facevo più. Adesso la sto guardando in un altro drama, però sempre già datato, e è stata la protagonista anche di Ashes of Love, che è stato un altro drama che ha avuto un successo della miseria, che io ho provato a guardare, drama d'ambientazioni fantasy, Shinsha, Usha, Shinsha, no, Usha, penso, non lo so, dai, sapete che il cinese ancora non lo so. Comunque ambientazione fantasy, che ha ottenuto un successo strepitoso, e di cui ecco io ho visto diverse clip cercando di farmi incuriosire, ma questo tentativo di autoincuriosimento è fallito miseramente. Eppure anche lei, non so, mi suscita una certa simpatia, più anche della sua collega della stessa categoria, devo essere sincera, nonostante questo range, come dicevo, comunque circoscritto, e questa tendenza a recitare dei ruoli un po' della, in un certo senso, della ragazzina che si trova in una situazione ma non sa bene neanche lei come c'è arrivata, ecco. E tuttavia c'ha un quid che nonostante i limiti di cui ho parlato, di solito mi predispone appunto la curiosità che poi mi porterà ad andare a vedere. Poi non è detto che io arrivi alla fine o che riesca a resistere o a farmi andare bene e la recitazione e la storia, però se non altro riesce a farmi fare il passaggio di iniziare il dramma, che per uno spettatore, cioè non è cosa da poco, che poi riesca a portarlo a termine, ma è tutto da vedere e c'è da riconoscere che non sempre dipende solo e soltanto da lei, perché se gli sceneggiatori hanno scritto un dramma che a metà della trama inizia a fare acqua, cioè non è certo colpa della sua performance, per quanto limitata, se poi lo spettatore perde l'entusiasmo o l'interesse alla visione. Ma ci sono una serie di concause che appunto portano all'abbandono. Però ecco, cioè, le va riconosciuto il merito a lei e alla collega della stessa categoria, comunque, di, se non altro, non scoraggiare l'interesse di me come spettatrice con la loro stessa presenza. Ecco. Bene, la nostra cattiveria prenatalina non è una cattiveria, è un'opinione personale, ci tengo a sottolineare questa cosa. Se a voi queste attrici piacciono, cioè, ma chi sono io per impedirvi di vederle? Questo appunto è un parere che è emerso dalla fruizione di diversi drammi e da quanto mi è rimasto dei drammi in cui ho visto queste attrici recitare. Poi magari a me piaceranno attrici che a qualcun altro invece assolutamente non ispirano per nulla. Cioè, questo è proprio, fa parte del gioco e del campo anche di cui si parla. E quindi ecco, la mia personale cattiveria natalizia l'ho fatta anche per quest'anno, quindi sono a posto. Ditemi voi se avete attrici preferite, in questo caso ci concentriamo sulla Cina, quindi attrici cinesi, se avete visto drammi cinesi in cui magari la storia vi ha convinto, ma l'attrice proprio vi ha fatto cascare le braccia, per non dire altro, perché esistono. Avrei anche un buon numero di attori maschi, ma a quelli magari dedicherò un video tra un po'. Bene, direi che mi posso fermare per oggi. Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!